Ciao. What's your name? Rudy. Disco di platino e proventi andranno a favore dei progetti di Save the Children in Ucraina. Assolutamente. Quindi è una grandissima cosa. 13 milioni di visualizzazioni su YouTube, 4 settimane in testa alle classifiche Airplay, disco d'oro, hai detto tu, disco di platino. Adesso il secondo estratto del suo nuovo album che adesso uscirà tra poco. Ora ascoltiamo invece con questo trionfo, sì, che è diventato, è entrato nella testa proprio a tutti quanti, eh? Bagno a mezzanotte, Elodie. Elodie. Stare con te è facile, un po' come sorridere, come bere un sorso d'acqua, è come stringere forte il cuscino e mille fate che poi danzano, ma è solo luce, è solo polvere. Cos'è che mi trascina verso te? Io non lo so, forse stanotte morirò tra le tue braccia, come in un vecchio film in bianco e nero. E tu mi sposti i capelli che scendono giù, giù da una spalla, così ribelle, un ricciolo già balla. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Uno, due, tre, alza il volume nella testa, è qui dentro la mia festa, baby. Stare con te è facile, quasi come aprire Grazie.
È la canzone che da marzo è la hit del momento, la canzone del momento, la canzone di tutti. Andiamo a conversare due minuti. Grazie, complimenti. Grazie a tutti, ragazzi, grazie mille. Complimenti. Prego. Elodie, a che tempo che buonasera. Fa? Buonasera. Che serata. Eccoci. Allora, senti, intanto c'è anche una collaborazione con Elisa nel disco. Sì, allora. Questo il brano è scritto proprio da Elisa interamente, insieme poi prodotto da Marz e Zef. C'è anche un piccolo cameo di Elisa di nel Elisa, brano, certo. Che poi canta Cristiana dal vivo, la ragazza con cui lavoro. Sì, poi c'è anche Vertigine che ha scritto anche Elisa. Come no, una bellissima collaborazione. Sono molto molto fortunata, direi. Senti, ridiciamo quello che hai detto prima Filippa, che è importante, so che tu ci tieni, cioè che i proventi delle vendite di questo disco Bagna Mezzanotte sì. sono per Save the Children a sostegno della popolazione ucraina. Sì, mi sembrava, grazie. Beh, io sono proprio purtroppo uscita in concomitanza con questo, insomma, questo evento orrendo e orribile che è la guerra, e un po' mi metteva a disagio uscire con un pezzo così leggero in un momento così delicato. Quindi ho riflettuto un po' di giorni prima di uscire con il brano, ho pensato che cosa posso fare per rendermi utile, oltre che poi fare il mio lavoro, perché poi certo, ovviamente che è importante. Far bene il proprio lavoro certo. è la cosa migliore che possiamo fare. Mi sembrava il gesto più giusto, certo. equo. Senti, Elodie è anche impegnata da sempre, insomma, nella difesa dei diritti delle donne e della comunità LGBT. E Bagna Mezzanotte è stato scelto infatti a Roma proprio come inno del Roma Pride. Sì, sono veramente molto orgogliosa. E tu sarai la madrina? Sono la madrina, sarò la madrina del Pride, credo. Guarda, in realtà quando mi è arrivata questa richiesta io sono impazzita dalla felicità, anche perché mi sono sempre sentita naturalmente vicina ai diritti, cioè nel senso che ho sempre sentito sin da bambina l'ingiustizia in modo pesante, ecco, l'ho sempre avvertita molto, quindi sono felice che poi naturalmente poi ci si avvicina a delle cause importanti. No, poi c'è una sorpresa che io non sapevo, non vedo l'ora, ridi, ma sorpresona, cioè debutterai come attrice protagonista nel film Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa, che è un film impegnatissimo, tratta della società foggiana, cioè sì. insomma la quarta mafia italiana sì, sostanzialmente. Tratto dal libro d'inchiesta appunto di Mangio il cuore, e mi sembrava... Tu interpreti la moglie del boss? Sì. Cattiva, sei cattiva? No, non sono cattiva. No, in realtà no, è proprio in realtà dal punto di vista femminile, che poi spesso insomma è complesso il discorso, ma... anche il ruolo delle donne poi in queste situazioni complesse. E quando uscirà il film? Entro la fine dell'anno, però sinceramente okay. Quindi ancora non me l'hanno detto. Torni a parlarne allora quando Beh, uscirà. Se mi invidi molto volentieri. Sei già invitata, sarò. Ti aspettiamo. Grazie, ti aspettiamo. Allora sì, grazie. Ma tu come ti vedi nel prossimo futuro? Cioè, come ti vedi? Insomma, hai fatto una carriera brillantissima e velocissima, no? Come ti vedi nel futuro? Ma... Non in realtà spero di fare sempre ovviamente quello che amo fare, e spero di crescere, cioè di riuscire poi ad esprimermi a 360 gradi e di avere sempre la possibilità di fare cose che apparentemente lontane da me, che invece poi magari non si sa, bisogna provare nella vita. La prima esibizione avevi 11 anni quando hai cantato Grande Grande Grande? Ah, sì, al battesimo di mia cugina. Al battesimo di tua cugina? Sì, sì. Ero emozionata. E lo credo, insomma. Dunque, tornerai quest'estate in tour, Elodie Live 2022, la prima data confermata è il 26 giugno proprio a Segrate, vicino a Milano, al Circolo Magnolia. In realtà è l'unica data, ci tengo a sottolineare, perché sennò... Cioè? Farò una data al Magnolia il 26 giugno. E basta? Per il momento sì. Cioè 2 milioni di persone tutte al Magnolia? 2 milioni magari. No, adesso ma vedrai. 2 milioni no. Ma tu vedrai. Però, si fanno le cose sempre passo passo. Senti, poi c'è il nuovo singolo quest'estate? Sì. Di cui non si sa ancora nulla, cioè, abbiamo un backstage che possiamo far vedere alcune immagini di backstage mentre lo giri, ma tu ci dici intanto come si intitola? Se vuoi te lo dico dopo. No, ma tanto no, ma tanto fanno in onda, le immagini le vediamo, credo. Okay. Sì. Eccole qua, sì, adesso arrivano forse. No, allora te lo dico. Sì, tu dimmelo. Se non perdiamo, sì, eccole non qua, perdiamo guarda, tempo. Qua. È un pezzo estivo, ovviamente, fatto per...
per ballare, anche ballo in questo video, c'è la coreografia, sono molto felice. Il titolo è Tribale, quindi si chiamerà Tribale, benissimo, e uscirà quando? Non lo possiamo dire, no, me l'ho detto, in realtà non chiederglielo. Intorno. No, lo posso dire? No, tu, se, no, non so, a me mi hanno detto che non può, a me hanno detto che non posso chiedertelo, ma se a te non hanno detto che non puoi dirlo, dillo. Durante il Pride io sapevo, però non so, adesso così mi è arrivato. Ah, non so, l'ha detto lei, io non l'ho detto. Però avete così, detto di non dirlo, io non l'ho detto, l'ha detto però, lei, la responsabilità. Sì, quindi allora. Poi, vabbè, io no, tanto non fa niente. Senti, grazie di cuore. Grazie a te. Di cuore per essere stata con noi. Grazie a te. Torna a trovarci col film e ti auguro ogni bene. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Di cuore. Grazie a tutti. Buona continuazione. Grazie.